Ciao ragazzi, oggi siamo qui per giocare con questo nuovo gioco. Dobbiamo contare tutte le cose. Uno, coccodrillo. Poi dobbiamo contare. Adesso scriviamo uno. Adesso dobbiamo contare le papere. Una papera, due papere, tre papere, quattro papere. Adesso scriviamo che ci sono quattro papere. Adesso dobbiamo contare i pesci rosso. Uno pesce rosso, due pesci rossi, tre pesci rossi. Adesso a noi ci tocca scrivere quante sono le balene. Una balena, due balene, tre balene. Abbiamo scritto che ci sono tre balene. Adesso dobbiamo vedere cosa ci servono queste cose a noi. E dopo dobbiamo tagliare le figurine e incollare. Adesso cominciamo a tagliare piano piano, con tanta attenzione, quando c'è mamma o papà vicino, perché se no c'è la paura che si taglia il ditino e può uscire il sangue. La figura che sta tagliando è un nasino. Adesso tagliamo la bocca, la lingua, per leccare le cose buone. Yam yam! Adesso tagliamo un altro figurino, che è l'occhio, la vista, con quello che ci riusciamo a vedere. Ci sono cinque sensi. Adesso tagliamo la mano, il tatto, così possiamo toccare e sentire come sono le cose con il tatto. Adesso tagliamo l'orecchio, è per sentire. Ok, siamo pronti? Quindi, come si inizia questo gioco? Vediamo. Abbiamo cinque sensi. Cosa si fa con questo? Lo sapete qualcosa? Ma dobbiamo leccare questi giochi? No! Dobbiamo annusare? No! Adesso vediamo cosa si fa. Sì! Si usa la mano per toccare, per giocare, per accarezzare il pupazzo e per usare il martello. Ok? Quindi il tatto! Adesso usiamo la mano. Adesso come si fa a sapere cosa si usa per questo? Abbiamo un sole, un arcobaleno e la luna. Possiamo ascoltare la luna? No! Quindi possiamo usare i nostri occhi per vedere il sole, per vedere i belli colori dell'arcobaleno e per la luna. Bravissimi! Adesso vediamo l'altra figurina. Anche la figurina è molto golosa. Abbiamo due gelati e una mela. Si assaggia! Eccoci! Si mangia con questo. Quindi usiamo la nostra lingua. Eccoci, incolliamo la lingua, bene. Adesso abbiamo un'altra figurina, la puzza, l'odore del pesce. Come si sente? Con il naso. Con il naso ci riusciamo a sentire gli odori, il profumo di varie cose. Quindi usiamo il nasino. Adesso con cosa sentiamo la musica? Nello stadio, quando c'è una vincita, come riusciamo a sentirlo? È un fischietto. È
Eccoci, si sente con le orecchie. Bene, abbiamo finito 5 sensi: il tatto, la vista, la linguetta e il nasino.